Under the Sails, Giovanna Saccone, Ordine di Bologna, presentati tu, dai, raccontaci sì. Anche che cosa ci vuoi raccontare questa sera. Buonasera a tutti, io sono Giovanna Saccone, consigliera dell'Ordine di Disciplina di Bologna, nonché esponente della Commissione Cultura. Scherzando sì. Col presidente, sì. Giannelli si dice l'arredo degli esterni arriva sempre alla fine, quando i budget sono finiti. Infatti la nostra lotta, anche di Corradi, è quella di dire mettiamo il progetto outdoor all'inizio. Ma sì, progetto. Io ho origini meridionali, per cui c'è sempre stato il sole e l'esigenza di vivere gli spazi all'aperto per noi è primaria. Infatti, diciamo, l'esigenza di ripararci dal sole o di organizzare i giardini, diciamo, una progettista proveniente dal sud non è proprio come cosa ultima, c'è direi. Cioè, proprio nel sangue. Oh, sì, senti, io ho vissuto la casa dovessi... corte, per cui se dovessi riassumere in una parola, in una locuzione, e poi chiudiamo il tuo concetto di outdoor living, cioè vivere in esterno, vivere l'esterno. Sì, ripeto appunto, io sono di nascita napoletana, per cui per me l'esterno, io sono abbastanza meteoropatica, per cui quando sono la prima volta venuta a Bologna 11 anni fa, ho vissuto quell'anno con molta difficoltà. Piove molto meno adesso però al nord. Sì, appunto, stavo dicendo, il primo anno fu dentro di una nebbia che c'era non uguale, su Dio, se dovevo vivere qua, per fortuna poi dopo, meno neve, meno pioggia, e quindi ripeto, per cui questo e viva l'aperto, viva vivere all'aperto. Grazie mille, grazie Giovanna. Pier Giorgio Giannelli, presidente Ordine Architetti di Bologna, Under the Sails. Racconta cosa stai facendo qui a Palazzo Isolani e poi andiamo anche a dare un'idea del tuo progetto per l'outdoor, la tua idea di outdoor. Ma noi stiamo portando qui a Bologna Design Week una serie di mostre sui progetti degli architetti bolognesi che abbiamo fatto durante questa primavera nell'ambito della rassegna Risordine. Siamo ospiti di Corradi Outdoor Living, siamo sotto una vela, e un altro luogo dove non c'è ancora molto progetto, molto cultura, sono proprio gli esterni, e quindi forse parlarne fa bene. Il tuo concetto di outdoor living, di progetto per gli esterni? Ma sai, i progetti degli esterni sono difficili da fare perché spesso quando arrivi in cantiere hai finito i soldi. Arrivano sempre alla fine. Arrivano sempre alla fine, ma è vero, guarda, anche nel, un cantiere grosso che ho avuto per un'azienda, alla fine c'erano rimasti 30.000 euro di outdoor e li hanno investiti invece da un'altra parte. Invece è molto importante, anche perché con il clima inserirli che cambia... all'inizio del progetto. Esatto. Con il clima che cambia, lo stare fuori è sempre più importante. E quindi progettare l'esterno fa bene alle persone fondamentalmente, perché le fa stare assolutamente a loro agio, e qui vediamo tante cose belle, speriamo di poterle utilizzare un giorno. Ti ringrazio molto, buon convegno. Grazie a te, ciao. Massimo Iosaghini a Bologna, Palazzo Isolani. Secondo te qual è il tuo concetto di progettazione di spazi esterni? Lo spazio esterno lo considero allo stesso livello, allo stesso lignaggio di uno spazio interno, e lo sarà probabilmente sempre di più, perché oggi come oggi io penso tutti noi abbiamo la necessità psicologica, anche fisica, di stare all'esterno, e quindi è giusto ed è secondo me ormai indispensabile ragionare anche nello spazio esterno, che io vedo soprattutto come spazio pubblico e condiviso. Tu share. Senti, un'ultima domanda. Voi vi conosco da tempo, ti conosco da tempo, siamo visti un po' di volte in interviste, lavorate come tanti architetti che spingono avanti il progetto con le aziende. Spesso stimolate alcune soluzioni, le progettate, ma chiedete anche loro di andare avanti. E allora, che cosa ti sta entusiasmando in questo momento del tuo lavoro? Non con quale azienda stai lavorando, ma su che cosa stai lavorando per spingere avanti l'asticella del progetto? Ma allora, adesso il tema che mi piace veramente è quello che dicevamo prima, legato a una progettazione che sia conscia, attenta al tema dell'energia. Ma mi vedo più come un progettista che lavora sulla passività dell'energia più che sull'attività. Questo è un concetto etico. È un forte stimolo, perché ti fa riconsiderare tutto, no? Dai processi costitutivi
alla progettazione anche finale, estetica, quindi è una sorta di rivoluzione interna, interiore, tua personale, che ti permette di creare anche, spero, dell'innovazione. Massimo, grazie. Figurati. Una battuta finale, la tua Bologna in questi giorni è al centro del mondo, posso dire, col CSI e non solo. Grande Bologna. Evviva, grazie.